parte il mio nome, voglio dire, la cosa interessante per cui sono arrivato a Brescia, essendo io normalmente di Milano e lavoro qui molto proficuamente, ha origine dalle precedenti ricerche, quelle che ho fatto con altri amici, che riguardavano il trasporto degli armamenti, cioè l'idea da cui siamo partiti è che gli armamenti sono una merce molto particolare, che ha un valore militare e diplomatico intrinseco, cioè insomma, non sono trattabili come tutte le altre merci prodotte dall'industria, che sono soggette a legislazioni particolari e che nonostante ciò riescono ad andare in posti anche dove non dovrebbero. Si sono trovati macete cinesi nella carneficina del Ruanda, si sono trovate armi italiane in Liberia, si sono trovate pistole Beretta nelle mani di terroristi in Iraq che sparavano contro i soldati italiani. Gli impegni fondamentali sono tre. Da una parte essere osservatorio di ciò che si produce nell'area bresciana, nel settore delle armi leggere. Secondo, contribuire alla diffusione di una cultura di pace attraverso l'informazione appunto che noi cerchiamo di dare costantemente, un'informazione su ciò che si produce e sulle destinazioni, sulle guerre che utilizzano armi prodotte nel distretto bresciano, sui paesi che importano armi dal nostro e sulle leggi che vincolano questa produzione e i suoi canali di esportazione e che ci permettono dunque un controllo un po' più accurato. Terzo, quello di fornire una serie di materiali il più possibile scientificamente controllati. Ecco, Opal ha prodotto negli ultimi tre anni tre annuari, tre volumetti. Questo è quello prodotto l'anno scorso, questo qua è uscito mi sembra nel 2007-2009 e adesso è annunciato nel 2010 un terzo volume dell'annuario di Opal. Volumi che sono, come dire, che cercano di coprire il ventaglio dell'informazione di base, dell'informazione giuridica, cioè le leggi che ci servono, che ci sono già per controllare il commercio degli armamenti, per seguire il trend dell'industria armiera bresciana. Ma ci sono classificazioni ufficiali per dire cosa sono le armi leggere. Sono quelle trasportabili da un uomo con la sua forza fisica, senza ausili di veicoli o altri strumenti. Quindi sono armi leggere anche gli Stinger, che sono lanciarazzi che possono abbattere un aereo a 10 km di distanza. Questa definizione è appunto la trasportabilità. Poi quanto siano micidiali, qui tutte le armi sono micidiali, più o meno, ma la particolarità delle armi leggere è che sono micidiali nel lungo periodo, perché fucili della Prima Guerra Mondiale possono uccidere ancora oggi. E ci sono in giro, nelle guerre che noi abbiamo incontrato, le guerre africane, c'erano fucili del 1915. È molto difficile dire quando un commercio di armi diventa un traffico di armi. Ne sa qualcosa appunto anche Beretta, perché le sue pistole, quelle che abbiamo detto prima, sparavano in Iraq contro i soldati italiani, erano pistole della polizia italiana che Beretta aveva ritirato in occasione di un aggiornamento, diciamo, di una vendita di 45.000 pistole, mi sembra, alla Polizia di Stato, che aveva ritirato, che aveva rimesso sul mercato e che sono finite dalla parte sbagliata della barricata.
Ma il mercato delle armi leggere di per sé muove alcuni miliardi di dollari. Diciamo che è un mercato relativamente piccolo. Ma tutto il mercato delle armi ha dimensioni relativamente contenute. Per esempio, più contenute di gran lunga dell'industria automobilistica. Cioè, le industrie di base che contano, quelle civili, sono molto più importanti per l'economia globale che l'industria militare. Che un mondo senza guerra sia possibile lo dimostra come dire, differenza il fatto che il mondo con le guerre fallisce i suoi obiettivi dichiarati. Prendiamo appunto dal 2001 in poi le campagne che gli Stati Uniti hanno guidato prima in Afghanistan e poi in Iraq. Erano campagne che erano state dichiarate a termine, cioè da svolgersi entro un numero ragionevole di mesi, non di anni. E invece gli Stati Uniti non riescono a sganciarsi in nessuna delle due aree senza lasciare un disastro dietro di loro. Si può fare come in medicina si fa, si dovrebbe sempre di più prevenire la malattia, così si può prevenire il conflitto. Uno dei principali modi per prevenire il conflitto è controllare bene il commercio di armamenti. E questo è un po' uno dei principali obiettivi che Opal, dal suo punto di vista, insomma, come osservatorio bresciano, si è dato. Questo è un problema interessante che possiamo mettere tutto sotto una definizione sola, cioè quella della riconversione dell'industria bellica. È un problema che ha avuto grandissima rilevanza negli anni 40 e 50, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando cioè tutti i paesi che avevano partecipato al conflitto dovevano riconvertire, e rapidamente anche, una gran parte della capacità produttiva da destinazione militare a destinazione civile. E si è fatto rapidamente, appunto. Mi ricordo di aver studiato le carte dell'Alfa Romeo, le carte del consiglio di fabbrica e di gestione dell'Alfa Romeo, quindi di una fabbrica milanese negli anni 40 e 50, in cui furono gli stessi operai a guidare questa operazione di riconversione, mettendosi loro insieme ai progettisti a ripensare le catene produttive, i prodotti stessi. Per esempio, molto dell'impegno dell'Alfa Romeo in quegli anni fu assorbito dalla produzione ferroviaria, cosa che poi venne abbandonata rapidamente. Perché? Perché le ferrovie dovevano essere ricostruite urgentemente, e quindi allo sforzo partecipavano tutti con il loro apporto. A si spende di più perché i governi di centrodestra di recente hanno aumentato la spesa militare, ma peraltro anche i governi di centrosinistra l'avevano aumentato in precedenza. Quindi tutti gli ultimi quattro governi che abbiamo avuto nel nostro paese hanno aumentato la spesa militare. Siamo ancora sotto al 2%, quindi siamo a livelli che sono ancora relativamente contenibili. Però abbiamo parlato molto in questi giorni, ho sentito parlare in media di rischio di fallimento della Grecia. Ecco, la Grecia ha speso negli ultimi 20 anni una quota quasi costante attorno al 7%.